www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. In attesa del rientro della processione. La processione di San Calogero che si venera nella chiesa di San Giovanni Battista. Ultima domenica di agosto dunque per la festa di San Calogero. E dopo la processione, la distribuzione del pane benedetto e a seguire una serata musicale. Rientro della processione di San Calogero dopo aver attraversato le vie del quartiere e non solo, rientro nella piazza del popolo, nella piazza di San Giovanni, dove ci sarà la conclusione con la benedizione del pane da distribuire ai presenti. Tanta gente aspetta il rientro di San Calogero, tanta gente che ha sostato da tempo in attesa dell'arrivo
del simulacro. E finalmente la statua di San Calogero è arrivata qui in Piazza del Popolo. C'è stata la forza nel portare tanti giovani? Sì, sì, anche un pochettino più anziani. Roberto. Da lì capiamo a mano. Da lì nell'aria capiamo che prete, nell'aria, bianca lì. Signor Sindaco, buonasera. Mi fa da assistente, non dico chierichetto, ormai è passato tempo, ma da assistente con la passata. Introduce la serata la nostra Maria, al quale va un applauso a Maria che è venuta per noi questa sera a condurre un po' la serata sacra e tra virgolette profana. Grazie Padre Ignazio, è sempre un piacere. Questa è l'ultima sera per la lunga settimana per la festa di San Calogero. Durante questa settimana ci siamo divertiti, ci sono stati dei giochi, ma c'è stato anche tanto da fare e tanto lavoro. E procediamo con la benedizione dei panni. Sì, sì. Benediciamo allora il pane, fratelli e sorelle, questo momento religioso prima di rientrare San Calogero in chiesa. Glorioso San Calogero, volgi lo sguardo a noi e ascolta la nostra preghiera. Tu sei stato mandato da Dio a irradiare nella Sicilia la luce del Vangelo, anche qui a Mussomelio. Hai creato il Signore, hai cercato il Signore nella solitudine, l'hai servito con la penitenza, hai insegnato la via della salvezza, della virtù. Tutti ti invochiamo, taumaturgo, perché con la tua intercessione ti ha dato la parola ai muti, la salute ai malati, l'udito ai sordi, la vista ai ciechi e speriamo anche il posto a tanti disoccupati. Hai salvato tante volte le città dal colera, dal terremoto, da tante altre disgrazie. Salvaci dai pericoli e concedici le grazie che ti chiediamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dio onnipotente e misericordioso, benedici questo tuo popolo che venera San Calogero. Benedici questi miracoli fatti fare in onore di San Calogero. Concedici per sua intercessione grazia, protezione e provvidenza per Cristo nostro Signore. San Calogero. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Viva San Calogero! Con San Calogero presente in mezzo a noi, cominciamo il momento delle premiazioni delle squadre che hanno partecipato ai giochi in piazza, ai giochi senza quartiere 2015. Questa è la classifica generale. Posso, Padre Ignazio? Al quarto posto con... qua davanti. Al quarto posto con 1325 punti si è classificata la squadra Associazione Don Diego. Consegna la coppa all'assessore Servilo Conte. L'associazione Don Diego, dove è? C'è qualcuno? Prova. L'associazione Don Diego. Rappresentante. Allora, viene meglio. Ok, di nuovo il quarto posto all'associazione Don Diego. Premia Servilo Conte. Vuole dire qualcosa? Volevo complimentarmi solo con Padre Ignazio perché è riuscito in questa settimana, insieme al Comitato Festa ovviamente, con la collaborazione del Comitato Festa, è riuscita ad animare il quartiere per una settimana. Invito la comunità a seguirlo. Grazie, ciao. Posto. Con 1350 punti si è classificata la squadra del Santuario. Il rappresentante è qui, premia il sindaco Giuseppe Catania. Con 1635 punti si è classificata la squadra di San Giovanni. Premia l'assessore Sebino Conte. Robertino, vuoi dire qualcosa? Con il sindaco che premia la squadra di Sant'Enrico e viene a ritirare la coppa il presidente della confraternita, devo fare un plauso alla squadra che cresce in età, sapienza e grazia, compattezza. E lui chi è, tuo figlio? Ah, il più piccolo della squadra, bene, come ti chiami? Salvatore Salvatutti, bravo! Grazie e un grazie va a Zucchetto Gioielli che offre i premi. Presidente, hai da dirci e darci qualcosa? La Presidente del Comitato Festa, facciamo un applauso. La Vigilessa Enza Messina, signor Sindaco.
questo particolare trofeo a un nostro compaesano che è un ciclista professionista, Giovanni Nucera. Facciamo un grande applauso, sta arrivando. Sì, lui porta anche il nome di Mussolini in questa, con questa sua bellissima passione, che appunto è il ciclismo a livello internazionale, insomma. Nel tempo che sale Giovanni Nucera, io volevo approfittare dell'attimo di pausa per ringraziare appunto Don Ignazio, per ringraziare il comitato che festa di San Giovanni, che veramente si è prodigato in modo esemplare per far sì che questa settimana non solo rivivesse il quartiere di San Giovanni, ma soprattutto che il quartiere fosse messo, come dire, a disposizione, tra virgolette, di tutta la cittadinanza. Devo dire che ogni sera ci hanno stupiti con effetti speciali, direi quasi, quindi grazie ancora all'intero comitato e a Padre Ignazio. Giovanni, questo è un premio che la comunità, l'intera comunità di Mussomeli ti tributa per due ordini di motivi. Uno, per, come diceva bene Maria, per portare avanti il nome di Mussomeli a livello nazionale. So che ci tieni molto alla tua identità, alle tue tradizioni, alle tue origini, quindi grazie ancora da parte di Mussomeli. E in secondo, questo lo possiamo svelare, anche perché essendo parenti acquisiti per me è doppiamente un piacere. Grazie. Lo fa a nome mio il presidente, giusto? Buonasera a tutti, io voglio ringraziare innanzitutto il nostro parroco, perché è lui che si è prodigato per la buona riuscita, diciamo, di questa settimana di San Calogero. Il comitato feste nella persona mia e di tutti coloro che mi hanno collaborato. Poi l'amministrazione comunale è un piccolino, come si dice, una cosella in più al nostro assessore Sebilo Conte, perché come sapete quando lo chiamiamo è sempre a disposizione, va bene. E voglio ringraziare anche tutto il popolo di Mussomeli, perché come ogni volta risponde sempre. Allora, io direi, prima di passare al ringraziamento degli sponsor, presidente, facciamo rientrare il santo mentre abbiamo i nostri portatori, così la banda si fa l'ultima bella suonata accompagnando il santo, così lo mettiamo al suo posto e così ringraziamo poi gli sponsor, diamo il dì alla sagra con la distribuzione dei pani e poi tutto il resto ce lo dà Maria. Grazie Maria. E il simulacro di San Calogero rientra nella sua casa, nella parrocchia di San Giovanni Battista. Una festa assai sentita qui a Mussomeli, che ricorre come da tradizione, come da antica tradizione, l'ultima domenica di agosto.
www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.